Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono come sempre accompagnato da Miss Falco qui a fianco a me. Ciao. Per un nuovo video di Disperso in Fallout 4. E voi direte, dove cazzarola state? Siamo in una zona abbastanza oscura. Se mi giro, dov'è? Dov'è il luogo dove eravamo? Io ho salvato ieri praticamente, perché siamo arrivati qua. E la cosa mi ha talmente intrigato che ho detto no, qua mi fermo, devo farci un video. Per cui ho semplicemente ripulito fuori, come vedete, un bello scorpione radioattivo. E sto per entrare in quella che sembra a tutti gli effetti una piramide. E voi direte, dov'è? Praticamente stiamo... Abbiamo buggato il gioco. Qua, abbiamo buggato il gioco, no. Siamo fuori da quello che è il perimetro ufficiale, ufficioso del gioco. E semplicemente camminando siamo giunti qua a questo Sentinel Site, che non si sa bene che cosa nasconda, né tantomeno perché sia stato messo fuori dalla mappa. Sono molto curioso. Qua le radiazioni ci stanno per mangiar vivi, per cui direi di entrare e vedere un po'. Allora, porta di sicurezza. Adesso il colmo sarebbe se non si riesce a entrare. Rido fino a dopodomani. La madonna. Si può dire che ho terribilmente paura? Abbiamo salvato? Abbiamo salvato poco prima di entrare. Anche perché voi non avete veramente la più pallida idea di che fatica ho fatto io per arrivare qua. Quelli sono missili. Qui sono missili. Ha detto MacReady. Dice porca miseria, quelli sono missili. Bene. Perché le creature che ci sono nella parte estremo sud della mappa sono di una potenza inaudita. Per cui ho veramente il terrore nero di quello che potrei trovare qua. Allora, intanto qui non ci si può fare niente. Per ma cui... un labirinto. Ma che cosa c'ha in mano? Wow. Abbiamo Highlander. È uscito da Mass Effect. Porca miseria, veramente. No, volevo dire l'altro, Dragon Age. Vabbè, più Mass Effect alla fine. Allora. Porca miseria, quelli sono missili. Non mi piace per niente come frase. Iniziamo a accendere tutto qua. Allora, sto per starnutire. Aiuto. No, scongiurato il pericolo. Allora, racconti incredibilmente straordinari. Ottieni più 5 resistenza alle radiazioni, che è tanta roba. Vuoi leggerlo adesso? Bene, vuoi leggerlo adesso? No. Cosa gli frega? Allora, aspettate. Senti, nel site Prescott, bypass, porta, tagliafuoco, addirittura. Sentiamo. Perché non parte? Mi ha impazzito il coso? Si diceva... Sentinel Site... Sarà un olonastro, sì. Olonastro... Mo' balla a trovare. Olonastro... No. Olonastro... Sentinel Site, ecco, allora. Avvia. Questo olonastro può essere utilizzato solo sui terminali dei comandi porta tagliafuoco di Sentinel Site Prescott. Bene. Sono contento. Vabbè, quando ne troviamo uno. Tipo qua. Apri porta tagliafuoco. Io ho terribilmente paura. No, errore non aprire durante il lancio. Ma quale lancio? C'è un lancio in corso? Bene! Madonna mia. Vabbè, facciamo con molta calma. Perché qua, secondo me, ci lasciamo le penne. Vediamo un attimo sotto. Sotto ci sono? Ah, intanto dei ghoul che possiamo far fuori da qua per evitare rotture di scatole. E uno è vero. Intanto uno ce lo siamo levato. Sì, era verde perché dormiva, però... Iniziamo a divertirmi.
Giusto per stare tranquilli che quando scendiamo non ci fanno storie. Poi adesso qua non c'è assolutamente niente di utile. È tipo uno dei posti più fighi che abbiamo trovato fino adesso. Allora, tappo. Terminale. Apri porta d'aglio a fuoco. No, non si può aprire durante il lancio. Cassa di legno. Qua mi sa che non troviamo granché. Bene. Latte. Sì, latta. Vinagriogenica e radix. Ok. Poi porta sfondata. Laboratorio chimico che può anche aspettare. Carne di bramino. Non si sa bene perché dovrebbe averla qua. Mamma mia, ma dove stiamo andando? A terminale. Annulla sequenza di lancio. Ecco. Ok. Aspetta, aspetta. Adesso facciamo tutto. Voglio semplicemente finire di vedere sta stanza. E poi... qua c'è un ascensore. Tappo, lato way e scatoletta. Mi lasci passare? Allora, terminale. Penso che apri la porta. Chiudi porta dagli fuoco, no? Ok. Allora, salviamo, giusto per stare tranquilli. Poi. Allora, qui non c'è. Credo se non c'è niente. Ratto talpa idrofobo. Addio ratto talpa. Qua sono i due gul che abbiamo fatto fuori prima. Dall'alto. Finiamo di esplorare qua sta parte. Tappo, granata, radix e il vassoio. Glielo possiamo anche lasciare. Semplice ed efficace. Poi scendiamo al piano. Tappo, uova farcite, bocconcini di scoiattolo. Qui era una tuta dei fili dell'atomo. Sta spuntando fuori. Ok. Carne. Tappo spiedino e vesti logore. Allora, qua l'esplorazione deve essere molto schematica, altrimenti ci perdiamo. Qua non c'è nulla. Qua è pieno zeppo di bombe, proprio. Qua c'eravamo già state? Sì. Ah no, voglio essere sicuro di aver visto tutto, perché magari ci perdiamo qualcosa di fondamentale, poi un bordello per ritrovarlo. Oddio mio, che colpo! Calma, calma. Calma e sangue freddo. Infatti. Non mi aspettavo il peggio così. Calma, calma. A me credi, se magari non ti metti proprio davanti.
tra l'altro io scusate, sto messo un attimino male. Casco, occhiali, gamba destra. No, qual era quella mia? Questa. Torace. Uniforme dell'esercito, braccio destro, braccio sinistro e gamba sinistra. Ok. No, perché insomma. Sto con la tuta hazmat per quando stavo fuori. La risalviamo. Qua il copilota dice che bisogna salvare continuamente. io eseguo gli ordini del copilota. Allora, andiamo avanti. È tipo il posto più strano che abbia mai visto in Fallout 4, sì. Comunque, e non solo. Nel terzo non c'erano delle ambientazioni così. Eh no, infatti. Così misterioso e oscuro non l'ho mai... Allora, aspetta. Ah! Ho paura comunque. L'unica cosa interessante che riuscivo a trovare sono i ghoul. Ma io spero di no. Non abbiamo scoperto granché. Tutto sto bordello per arrivare qua. Appunto. Dov'è il missile che doveva partire? E credo fosse quello al centro quando siamo arrivati là prima. Ah, ecco, ok. Non ci siamo persi qualcosa, no? Non mi sembra. Ma dove stiamo andando? No, beh, è un dannatissimo labirinto. Niente, qua dormono tutti. Bella mira, oh. T'ho pure messo la tuta per avere la mira migliore. Missione confermata. Ma ormai tanto quella roba non gli serviva più. Steampunk Radaway, carabina da combattimento, capienza munizioni illimitata. Addirittura. Interessante. Ma cos'è lì che spruzza? È un bug di animazione. Prima ci bagniamo, poi ci becchiamo un bel raffreddore. Oh, a me credi. Che palle però, te sei sempre a lamentare. Che ha detto? Che adesso, che prima ci bagniamo e poi prendiamo un raffreddore. E beh, sì, è un problema. Stando qui dentro. Fosse quello il problema di sto universo in cui stiamo. Prendersi il raffreddore. Fallout 4 raffreddore. Chi si prenderà prima il raffreddore? Tappo. Ah, ecco. Allora, qua ci sono degli scavi abbastanza amici. Ci sono bombe ovunque. Ti ho visto uno, mi ha preso una paralisi. Tappo. Era bello se trovavamo uno matto qui dentro solo. Ma non, io non escluderei che possa succedere. Tipo impazzito, quegli scienziati. Il timore. Ah, qua andiamo su. Ti ricordi all'inizio quando hai guardato di sotto? Ma non lo so, Perché era un vano d'ascensore molto più piccolo. Ah già. Ma sta scendendo. Ah! Oddio! Lasciami! Tappo, sangue d'aereo, materia nucleare, vabbè, non c'era assolutamente niente. Tappo, calibro, fucile da cecchino, non ci faccio niente. Ciao, me credi? Arrivederci. Eppure mi sento che ho mancato qualcosa. Questo vago sospetto.
No, no, non posso uscire. Non posso. Ci deve essere qualcos'altro. Riscendiamo. Mercoledì, stiamo tornando. Dove usciamo Usciremo da qua, però secondo me abbiamo mancato qualcosa. poi? No, dico dove sbughiamo. Qua facciamo un rapido taglio in maniera tale da evitare che vi rivediate ciò che avete appena visto. E ci ribecchiamo se troviamo qualcosa oppure fuori. Allora, siamo tornati nel mare splendente. E qua direi che abbiamo visto tutto ciò che c'era da vedere. Però, siccome questa è una zona molto interessante, ricca di cose molto particolari, io direi che potremmo anche fare una cosa di questo tipo. Cioè, mettiamo un indicatore qua e andiamo a vedere che cosa offre la situazione generale. Allora, visto che secondo me qui c'è veramente molto da vedere, molto da fare. Perché se non ricordo male, anche in Fallout 3, andando nelle parti più estreme della mappa, si trovavano cose abominevoli. Sarebbe interessante vedere se riusciamo a trovare cose altrettanto abominevoli qua. Sempre se riusciamo a sopravvivere, per cui io salvo perché non si sa mai. Allora, non puoi andare in quella direzione. Ok, abbiamo trovato il confine della mappa, che è praticamente all'altezza della cosa che abbiamo fatto prima, della piramide. Allora, scorpione radioattivo, che gioia. Niente, questo tocca. Vabbè, io direi di fare una cosina intelligente e furba. Stanno per spuntarci in faccia. Vero? Sono temporaneamente scomparsi. Dove sto? Oddio! Volto, volto! Vai di volto! Vabbè, la situazione lo richiede. Credo sia il caso che tu mi droghi, amore. Drogami, drogami, drogami. Grazie. Non potevi scegliere il momento migliore per drogarmi? No. Ok. Direi che sei ripulito abbastanza bene. Uovo di scorpione radioattivo. Questo se ci si schiude in tasca voglio ridere. Allora. Io là vedo un relitto di aeroplano. Però voglio continuare di qua. Anche perché mi sa che è quello che abbiamo già visto. E vi anticipo che non c'era granché. Poi. Vediamo un po' se. No, non puoi andare in quella direzione. Niente. Quindi questo è il muro estremo. Esterno. Che poi non c'è perché se stiamo già fuori. Appunto. Oh! Cazzarola, la tana dei Deathclaw. Bene. Ce Drogami, drogami. Bravissima. Vabbè, caro Deathclaw, stavolta l'abbiamo brutalizzato. molto Perfetto. Gulliver non cade. Sei morto, Ciccio, sei morto. No. Ma come? Di un chilo. Di un chilo, bene. Oddio. Dai a lui, a... Ah già, Ciccio, vieni qua. Fatti usare come mulo da Cosa? soma. A me è pronto. Mac pronto. Allora, MacKitty non può trasportare altro. Bene, sono contento. Niente, non può proprio portare altro. Ma per quale motivo? Niente, dobbiamo buttare qualcosa. E poi dobbiamo svuotare MacReady perché sì. già gli avevamo dato di là. Che buttiamo? Che buttiamo? Fucile da caccia 37 di danno, valore bassissimo, peso 9 kg. Ciao. Questa che pensiamo sia limitata può essere Perché interessante. la cosa è scesa a 2,95 la capienza? Rispetto al valore alto di prima? Sì. Non ne ho la più pallida idea. Non ha il minimo senso. Siamo a 305. Vabbè, intanto questo non ci interessa che già l'abbiamo. Fucile da caccia non ci interessa, così prendiamo altri 12 kg.
La pistola, questa qui, leva per uguale, 25 danni in più, non ci interessa. Vabbè, che sono solo 2 kg. Vestiario, tutte cose. Niente, vabbè, per ora andiamo avanti così. Che è la tuta che ci fa perdere. No. Ah no, era una tana fine a se stesso. Cioè il Deathclaw stava semplicemente qua a dormire. Vabbè. Vabbè, il nostro Deathclaw l'abbiamo trovato. Poi. Vai verso Poi. destra, che c'è Di proprio. qua? Sì. Ci sono dei succhia sangue che stanno mangiando i bramini. Occhio allo spirito. Oh. A me fanno più schifo e più paura questi rispetto al Deathclaw, devo dire la verità. Spariti, ma scherziamo, ha detto. Carne di bramino ciucciato dal succhiasangue. Schifo. Dobbiamo trovarli. Ma non ti preoccupare, anche se non si trovano è uguale, mi credi? Dobbiamo trovarli. Chi se ne frega? Ecco. Svolazza tipo aereo proprio. Oh. Su 10 colpi. Ma parte non si vede niente. Oh. Niente, vabbè. Oh, ok. Con la tuta che abbiamo non c'è bisogno che ti ridò un radix. No. No, ma se io forzo la cosa, muro invisibile, perfetto. No, con la tuta che abbiamo radix non... Anche se con radix proprio si va a zero con le radiazioni. Eh no, un minimo te le dà ancora. Non puoi andare in quella direzione. Allora, qua abbiamo Sì. diverse cose. Madonna mia, qua l'inferno vero. Io qua mi sto avviando verso il nulla. Manca il sole. Mamma mia. Volevi Ecco. il sole? Ecco. Niente, qua un altro muro invisibile che ci andiamo impedisce verso la d'avanzare. sinistra, allora. Di Uno dei posti veramente più angoscianti della storia dell'uomo. qua A parte che io... rientriamo nella Scusate, mappa. qua non c'è niente. Ah, qua rientriamo? Per quello dicevo andiamo verso Ah, vabbè, sinistra. allora andiamo qua. Più sinistra. Qua è perché vedo la torretta. Vedi? C'è l'indicatore della torretta in basso. Mi sa che è questa. No, me la dà non Ah, scoperta. andiamo. Forse non l'avevamo scoperta, l'avevamo semplicemente intravista. No, torre Ce di trasmissione ODB 52. l'aveva. Ah. Come non detto, Ah, e allora sì, non quest'altra parte qua. Segnale. Non ho fatto in tempo a leggere, l'ho vedevo. Ti ho girato. spostato l'indicatore qua. Ah, Quello qua c'è sulla una scheda. caverna. Fermi tutti. Segnale di soccorso, segnale trovato. Allora, radio. Segnale di soccorso. Che non si sente. Bene. Mosca mutante luminescente. Poi. Ah. Che Saltellante, no? bella st'arma che non deve mai ricaricare. È fantastica. Ah, Dio. Te curare poi dopo. Sì. Ah. Bene. Tanto noi dobbiamo livellare da tipo 2 giorni e io mi scordo sempre perché non so dove spendere i punti, è quello il problema. Sono arrivato a un punto in cui ho i dubbi amletici e preferisco aspettare. Infatti, credo che sia tipo il secondo video in cui vedete che c'ho sempre l'indicatore che mi dice aumenta il livello sul tuo Pip-Boy, ma non ci ho avuto la forza. Allora, carne di mosca, questo si può cucinare un gran bene. Dov'era la... Eccola. La caverna. Qua c'è tipo una delle cose più schifose che si siano mai viste. Staremo alla larga dal mare splendente. Che Bachi si tenga pure il suo regno. Chi è che parla? Credo che ci stiamo avvicinando a questo segnale d'emergenza.
messaggio preregistrato. Il messaggio verrà ricevuto. Sì, si sta facendo più chiara la traccia audio. Larry, Bucky. Sì. Ragazzi, se riuscite a sentirmi, smettete di perdere tempo e venitemi a prendere. C'è anche una fabbrica, vedo. Bloccato in qualche cazzo di buco nel bel mezzo del mare splendente. Vorrei potervi dare delle indicazioni più precise. Larry, ricordi il capo di pittura in piedi che abbiamo visto una settimana fa? Raggiungilo. Ricordati di questo prove. Oh. Cane adatto d'alpa. Cane adatto d'alpa. Le radiazioni mi hanno colpito più di quanto pensassi. Portate del Radix e un po' di Radeway. Non so come abbia fatto, ma l'altra volta. Probabilmente aveva una vita migliore o qualcosa salvo del genere. Da adesso in poi staremo alla larga dal mare splendente. Che Bucky si tenga pure il suo record. Sto troppo male per muovermi. Eh sì. Poi resterò qui ad aspettare il vostro arrivo. Madonna. Tappo, munizioni. Questo era un messaggio per... C'è più roba qui e dentro alla piramide. Sì. Ripetuto fra 3 secondi. Ragazzi, soccorso segnale perso. Bene. Questa bella armatura atomica direi che sta per diventare mia. Con tutto quello che già abbiamo ci entra lo stesso. Ma sì. Bene. Quindi la luce ce l'hai. Che è bello? Un fungo luminescente. Beh, niente di oddio. Vabbè, tanto non ci ha visto. A parte che, scusate, la caverna aveva anche un'altra strada dal lato opposto a quello che abbiamo visto noi. Tanto qua fungo mentale. Boh. Credo che questa armatura atomica non sia granché, perché da quello che vedo mi stanno salendo le radiazioni molto lentamente. Sbaglio? No. Allora, il peso invece? Oh, cazzarola! 25. Vieni, vieni, Deathclaw! Vieni, vieni! Vabbè, sei mio! Carissimo, è stato un piacere. Cane di Deathclaw. Allora io volevo vedere questa struttura industriale che c'è qua. La fabbrica. Se, che poi sta a fianco alla piramide. Perché non l'abbiamo vista prima? Ma tipo un burrone. C'ho un'agilità costatuta. Allora, questo posto è manifattura della famiglia O'Neill. Beh, credo che la famiglia O'Neill non è che sia proprio ridotta benissimo, eh. Mi sa che l'attività è un attimino da rivedere. Allora, vediamo un attimino intorno se c'è qualcosa di interessante. Se no, entriamo. Allora, io credo che non si apra da qua. Però, oh, mi fai passare? No, infatti. Quindi l'unica è... Ah, oddio, Gulferale carbonizzato. Livello 62. Ma che cazzarola. Sei incastrato. Sì, vabbè, oh, ce l'hai davanti. Capitano, meno male che sta incastrato. No, questo sai quanto menava. Tanto non abbiamo fretta. Sì, ma che sembra che magari si sblocca. Ferma, tranquilli. C'è buggato, sfruttiamo l'occasione. Mamma mia, 100 punti di esperienza. Allora, tappo, cartuccio e medaglione.
Direi che portarsi sta armatura non è stata affatto una brutta idea. Ma proprio affatto. Fungo luminescente. Perché se qua i nemici sono di 20 livelli più alto del nostro, potrebbe diventare abbastanza preoccupante senza un'armatura. Allora, io ho più paura di prima. Mamma mia. Qua non c'è niente. Avanziamo, forza e coraggio. Senza paura. Tappo, cella e radove. Ottimo. Puntone sparachiodi e terminale, che dovrebbe aprire la porta su. Apertura porta d'accesso al tetto. Ok. Poi fatture. William Thomas. Vabbè, qua sono rapporti meccanici. Sì. Vabbè, niente. Allora, mi sa che la porta che si apre ci porta sul tetto. Dici? Vabbè, io torno su. L'importante è che non esca fuori di nessuno adesso. Che ho paurissima di morire. Oh, vedi che sta aperta, come dicevo io. Bene. Salvataggio rapido. Oddio, luminescente putrido leggendario che sta tipo facendo i botti da solo. Allora, 38% no. Ma perché mi dà il 47%? Vabbè. Credo in te. Credo in te. Drogami, drogami. Vai. Bravissimo! È mutato! Porcaccio Giuda! Te levi tu! Scialla, scialla! Avanti! Siamo uno spot per la droga noi in questa serie. Altro che Breaking Bad. Sai che oggetto effetto segreto di già? No, vabbè, era quello col rallentamento. Ok. Ci penso io! Sì. Ma chi è? Ma basta! Bene, allora. Asse. Costo in punti azioni ridotto del 40%. Ma chi se ne frega? Munizioni, materiale nucleare e denaro per bellico. Ok. Poi nastro americano, vabbè. L'ho preso tanto per. E oddio. Basta, ma basta. Tappo. E basta. Non c'è niente qua, no? Tappo e niente. Ci dà completo sulla mappa? Vedi un po'. No. No. Quindi sicuramente questa zona sarà legata a una qualche missione che noi abbiamo anticipato venendo qua. Bene, e ragazzi, io a questo punto niente, direi che visto che la nostra fase di esplorazione qua sembra essersi un attimino arenata, perché dalla mappa qua si va in una zona legata alla storia, di qua non sembra esserci nulla, per cui niente ragazzi, io direi che per oggi ci possiamo salutare. Il prossimo episodio lo faremo in una zona in cui avremo un incontro molto ravvicinato contro una creatura molto molto pericolosa. Ma non vi anticipo niente, per cui vi do appuntamento a mercoledì per un nuovo episodio. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.